Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio di Pokémon Inheritance. Nello scorso episodio non mi ricordo assolutamente cosa abbiamo fatto perché sono passate 3 settimane, infatti sto registrando tornato da Liverpool. E boh, mi pare che eravamo giunti in questo cottage, dovevamo sostenere un esame finale. Abbiamo catturato 2 Pokémon che abbiamo rinominato così, ovviamente non ho potuto rinominarli effettivamente, ma troverete nella sidebar il loro nome. Abbiamo il nostro Tylove che è diventato Passera, perché è una femmina e quindi qua... Mentre Aipom è Giovanotti per via della canzone famosa di Giovanotti, Gimme 5. Infatti c'è una manona lì così, voi mi avete consigliato Batti 5 e io ho deciso di chiamarlo Giovanotti perché... Insomma, non ve ne frega niente, voi volete vedere il torneo, no? E allora entriamo dentro. Passera. Questa frase qua è perfetta per Passera. Passera, entriamo dentro. E tu chi sei? Oh sì, certo, Creepy, entra pure. Ah, ok, perfetto, qua dovrebbe esserci la lezione di teoria, se non sbaglio. Evviva, ce la balzeremo come al solito. Ok, no, non sono teso per niente. Sarà molto tranquilla, dovrete fare certe cose. Ok, test scritto. Domanda 1, i Pokémon leggendari sono considerati tali perché non sono mai apparsi a nessun essere umano. No, fake. Domanda... La nostra religione si è trovata spesso nel passato a dover affrontare numerose guerre civili, sì? I Pokémon che abitano le nostre isole si sono adattati ai loro nuovi, ma hanno anche cambiato qualche loro abitudine. Sì. La nostra religione è formata da una grande fetta di terra unita. Non mi ricordo. No. La responsabilità verso i primi Pokémon è ciò che più contraddistingue un grande allenatore da uno... Sì! Bene, è ora di consegnare. Ma erano 5 domande, ma perché non ci sono mai 5 domande nelle mie verifiche? Sono sempre 26. Ok, vediamo il nostro punteggio. Ok, dobbiamo andare a sostenere l'esame pratico. Io purtroppo non ho seguito nessuna lezione, raga, quindi sono totalmente ignorante. Creepy, com'è andata? Ho appena... Ok, perfetto. Ok, vuoi partecipare al torneo, raga? Ovviamente non ve l'ho detto, ma mi sembrava ovvio. Ho allenato i Pokémon. Abbiamo Semaforo al 15, Jonfrog al 13, Tylove al 13, Aipom al 12. Spero che basti. Levati, nonnetta. O se no ti scaglio Passera. Dunque, sì, certo, tu devi essere Creepy, prego, entra pure... Ah, ma scusate, io non ho ancora detto... Semaforo! Non l'avevo ancora detto, raga, che cosa brutta. Guardatelo in tutta la sua imponenza. E ovviamente anche Jonfrog. Devo trovare un'intonazione per ogni Pokémon. Devo avvisarti che da... Ok, perfetto. Ok, non c'è problema, non ho bisogno di modificare la mia squadra. Semaforo e Jonfrog e anche gli altri riusciranno... Ciao. Buongiorno, lei è... Prego, Creepy, mi segua da questa parte. Ok, questo qua, raga, dovrebbe essere il torneo, no? Oddio, perché è partita la musicata delle gare Pokémon? Che tristezza. Vieni pure qui, ok, ciao. Ciao, Passera. Sei pronto per partecipare? Sì, sono pronto. Ok, 4 incontri, ci sta, va bene, dai, non mi interessa. Perfetto. Prepariamoci, signori miei. Giovanotti, vedi di distruggerlo. Aspetta, ma è Lino. Esatto, Creepy e Lino, evviva, siamo fortissimi. Eccoci al primo incontro del mio turno del torneo dell'Accademia Pokémon. Spero che voi siate preparati per quella dovrete affrontare una sfida. Che cosa ho detto? Non lo so. Vai. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno insegnato Grafio. Sono fortunato perché non uso o turbo sabbia quando mi usano confusione. Ok, basta per piacere, a casa. Vulpix, vai. Ah, non è forma Lola, peccato. Allora, facciamogli un colpo coda. Braciere. Sei bello come il sole. Ole, perfetto. Purtroppo sì, raga, ogni volta che utilizzerò Giovanotti dovrò per forza cantare Giovanotti. La situazione è questa. Attacco d'ala, ciao, è stato bello. Vai, Passera, aprilo. No. Sono contento di aver perso contro una cosa. Cosa vuol dire sta cosa? Sono contento di aver perso contro di te. Bene, sei un ragazzo fortunato. Allora, hai vinto, complimenti. Adesso aspetta un secondo che curi i tuoi Pokémon. Ok, è stata una cagata, raga, è stato semplicissimo. Vai e vinci ancora. Ok, direi che stavolta possiamo mettere davanti il nostro eroe Jonfrog. Tra l'altro mi mancano i ravioli Giovanni Rana, raga, non li ho ancora mangiati. Ecco che si preparano Creepy e Victoria. Perfetto. Victoria che sicuramente perderà perché, dato il suo nome, Tyrog. Allora, pistola acqua. Azione, no, pistola acqua, ancora azione, bolla, azione, pistola acqua, no, fai schifo, via, muori, a casa, Jonfrog non perdona, ok, orsi però sì, allora mandiamo Giovanotti, Graffio, no, stai fermo, sgomento, non gli fa niente, allora colpo coda, ok, lui finché fa bolla va bene, perfetto, grande Giovanotti, l'hai distrutto,
Un altro Growlithe. Fai schifo. Ok, per Growlithe, raga, c'è un'unica soluzione. Che poi è anche la soluzione a tutti i problemi della vostra esistenza, ossia... Semaforo! L'hai voluto tu. Aia, minchia, stava schiattando semaforo. Oddio, raga, il semaforo non deve mai morire. Battuta ancora. Beh, non si può dire che non mi sia risparmiata. Purtroppo c'è crisi. Allora, hai vinto, complimenti. Ok, ce l'hai un dialogo un po' diverso, figlio. Grazie, Rom, io ti amo. Ok, affrontiamo il prossimo incontro. Mettiamo davanti Passera, che, diciamo, sedurrà l'avversario fino a farlo cadere ai suoi piedi. Vai, Passera, è il tuo momento. Nidoran, attacco d'ala. Minchia, mi hanno aperto la Passera. Mi hanno letteralmente aperto la Passera. Oh no, Passera si vendica. Passera si vendica. Si vendica. Succhiamelo. Ah no. Ok, la devo smettere con queste battute triste. Purtroppo, ragazzi, dovete sapere che in questa serie mi ha preso un po' l'ignoranza. Un po' l'ignoranza. Mi è morto Giovanotti. A te che sei. Semplicemente sei. Non lo so, non trovavo la rima. Vai, semaforo, è il tuo momento. Botta. No, devi stare fermo, Oddish. No, la fattanza non può sconfiggere la legge. Non puoi passare col rosso. Muori! Madonna, quanto regge. Muori. Via, fattanza. La legge è più importante. Mette ordine, semaforo, nel traffico generale. Sei più forte di quanto mi aspettassi. Ole, ok, dovrebbe mancarne uno. Da quanto cazzo sto registrando? Non c'è scritto sul maledetto OBS. Ah no, sì, è in basso, ok, sono 6 minuti o qualcosa. Hai vinto? Sì, ho vinto. Vai avanti e vinci ancora, ci mancherebbe altro. Però per vincere, raga, l'unica soluzione è mettere davanti Giovanotti e andarci a vincere qualche disco di platino. E per finire salutiamo le nostre... Creepy contro Vera. Sei Vera? No, non mi vengono in mente le canzoni di Giovanotti in questo momento. Ursteria Nuzleaf, sei serio? Oddio, questo qua non sarà semplice da sconfiggere, mi sa. Colpo coda. Graffio. Aia, fa malissimo. No, non mi ha fatto nulla. Ok, ok. No, dai, che schifo che mi fai. Grandissimo Giovanotti. Eroe, ma non quanto John Frog, che adesso lo castigherà. John Frog, che ricordo essere tagliato a metà, signori miei. Non ci dimentichiamo delle cose importanti della vita. È morto malissimo. Vai, Passera. Vai, Passera. No, Passera. No, Passera is on fire. È caliente, raga. È molto hot. Maledizione. Sgomento. Ma, no, ma è molto legit questo Pokémon, mi dicono, eh. Ok, semaforo, è il tuo momento. È il tuo momento, semaforo. Fai brillare la giustizia. Scontro. Quelli che fai evitare tu tra le macchine. Bravissimo. Così ti voglio. Guarda, mica, raga, c'è una cattiveria impressa. Semaforo ha vinto di nuovo. Mamma mia, che bestia. Questo vuol dire che ho vinto il torneo? È stato bellissimo. Grazie, Creepy. Sei davvero una forza. Semaforo è una forza. Anche la MN04 è forza. E infine anche l'incontro più atteso del quarto turno finisce. È stato un turbinio continuo di emozioni, ma alla fine Creepy ha prevalso. Ora che il torneo dell'Accademia è terminato, potrete allentare la tensione dei vostri nervi ed unirvi a noi nella cerimonia del diploma. Siete stati grandi, ragazzi, potete ritirarvi e finalmente godervi il meritato riposo. Bella, raga, si va in pensione. Ok. Scusi, non volevo. Ah, ok, sei troppo gentile. Vai alla cerimonia del diploma, sì, ma calmati. Ok, immagino che... Ok, perfetto, no? Ok, dove cavolo è la roba del diploma? Ah, dovrò tornare indietro. Ok, qua non c'è più nessuno, la classe è vuota, raga. Tipica classe molisana. Creepy, ti sto aspettando. Ok, vabbè. Non è che mi teletrasporti. No, devo andarci da solo. Grazie. Sapete che forse prima di andare a Liverpool in un momento di lucidità mentale ho preso i repellenti? Magari. Volevo. Allora, sì, ciao. Adesso figurati se non mi perdo. No, mi sa che sono già arrivato. Era così corto sto bosco. Me lo ricordavo tipo... LOL. Ok, mi è piaciuta sta cosa, mi è piaciuta. Davvero, no, lo giuro, mi è piaciuta tantissimo. Ok, ah, che poi tra l'altro c'era pure questa strada qua per... Dove cazzo dovrò andare? Non lo so, forse qua, sì. Ciao, ok, raga, il maestro Muta, no, com'è che era il signor Marino, lui. Eccoci dunque alla cerimonia del... Ok, va bene.
Spero che in questo vostro cammino qui all'Accademia Poco non abbiate avuto il tempo di riflettere su quanto sia dislessico Creepy Stories e su quanto sia importante il rapporto delle nuove generazioni con quelle vecchie. Tutto questo che vi abbiamo insegnato è la nostra eredità, il nostro lascito, fatene buon uso. Vi lasciamo un mondo non troppo bello, non troppo giusto, ma un mondo nostro. E se un giorno qualcuno di voi avrà la forza di cambiare tutto questo, beh, noi vecchi saremo i più contenti di tutti e soprattutto sarete nelle tombe. Non ho forse ragione, Presidente? Presidente si è addormentato, classico. Cosa quando? Oh sì, certo. Bene ragazzi, per la consegna di prova venite tutti qui in fila, perfetto, ci giustiziano. E per finire ci faccio anche i Creepy Stories, per favore, eccomi qua. Che prendo il mio diploma di English Advanced proprio. Tu sei? Presidente, ma l'ho chiamato lei, è Creepy, su. Oh sì, giusto. Allora Creepy, diamo un'occhiata all'esito dei tuoi esami. Oh! Boom! E non ho neanche studiato, mamma mia. 4 su 4, sono troppo bravo. Niente male davvero. Hai guadagnato complessivamente un voto di 15 su 15. No, aspettate, gli altri 6 da dove li hanno tirati fuori? Sapete che... Vabbè, mi fido. L'eccellenza fatta persona, congratulazioni. L'Accademia Poco ne è fiera di averti nell'annuario. In ogni caso l'Accademia vorrebbe lasciarvi qualcosa per ringraziarvi del vostro impegno di studenti. Che cosa mi lasci, degli occhiali? No, Mega Ball. No, dico occhiali, ragazzi, perché praticamente quando c'erano delle competizioni lì a Liverpool, sì, se vincevi ti davano sempre degli occhiali. Il problema è che ho vinto un qualcosa come 3 volte, ho ricevuto 3 occhiali diversi. Basta! Non ho bisogno della spesa, per quella c'è la COP. Aspettate, ma la COP sei tu. Questo è... Basta! Quanta roba ci... È drogato! Aspettate, Creepy Vera. No, comunque la battuta era pessima. C'è una cosa che dobbiamo discutere con voi. Avvicinatevi un secondo, per piacere. Una roba 4, sicuro. Vorremmo chiedervi un piacere. So che siete impazienti di tornare a casa, ma seguitemi in laboratorio un istante e vi spiegherò tutto. È una cosa 4, sicuro. È la classica intro di un porno, me lo sento. Ragazzi, scusate se vi ho preso qui in disparte, ma dovevamo proprio parlarvi di una certa urgenza. Voi sapete che la nostra beneamata Accademia non ha sede solo qui, ma nonostante questa sia la sede ufficiale, esistono anche altri affiliati in tutta la regione. Tutti noi, l'Accademia, i professori e anche alcuni studenti sono solo tessere di un enorme mosaico che è rappresentato dalla comunità scientifica della nostra regione. Possiamo dire di essere una delle ultime possibilità di questo mondo di potersi unire definitivamente sotto una scelta comune. Noi siamo il Grand Group on Research About Pokémon, o Group, se vi interessa. LOL. E noi? Beh, noi abbiamo bisogno di voi. Ultimamente le nostre sedi, l'isola di Silva e delle isole di Cesar, non rispondo più ai nostri contatti. Aia, la vedo male. Immaginiamo che si tratti solo di problemi connessi alle attrezzature. Non è mai così, perché fino ad oggi nessun problema era mai stato riscontrato a proposito. In ogni caso, vorremmo che voi andaste a controllare di persona. Siete allenatori forti e giovani, in gamba, come avete potuto dimostrarci. Ok, va bene, andiamo a queste maledette isole. Ma basta leggere dialoghi. Sì, certo, io li leggo da lì. Da primo all'ultimo li leggo tutti questi dialoghi, guarda. Fammi andare, ti prego. Ok. Ok, Creepy, ho appena sentito Victoria, ha organizzato un ricevimento nella sala comune per salutarci tutti. Ok, bene, quindi aspetta, quindi dobbiamo aspettare. Salone Atrio è la cosa comune, sì? Sì, proprio tutta la vita, mi dicono. Aula corso su... No, aspetta, dove cavolo... Hai problema. Tenemos un piccolo problema. Do cazzo... Allora, ok, perfetto, di qua era il coso femminile, me lo ricordo. Non posso andare in cantina, è pericoloso. Io mi ricordo la cantina del laboratorio lì di Snake. No, cos'era? Una biblioteca, non mi ricordo neanche più cos'era. Dio mio, che vita brutta. Ok, no, raga, a parte gli scherzi. Sto ben amato luogo dove... Vuoi che sia qua? Laboratorio, ok, no, questi qua sono solo laboratori dall'utilità abbastanza discutibile. No, sul serio. Sul serio? Sul serio? Dove diamine è sto coso? Nel salone comune. Forse, sapete, forse se avessi seguito i dialoghi. Tu non è che mi dai delle indicazioni, no, sei inutile come una scarpa morta. Dov'è? LOL, è qua. Creepy, alla fine sei arrivato, ti stavamo aspettando tutti. Ciao, e quindi? Provo a parlare con te.
Ehi, Creepy, meno male che sei arrivato, ormai la festa è quasi finita. Mi dispiacerà lasciare l'accademia, ma capisco che sono un altro gradino da superare. Comunque, hai avuto l'occasione di salutare tutti? No! Ops. Volevo solo ringraziarvi per tutto. Mi sono sentito davvero bene in questo gruppo e nonostante ora tutti noi prenderemo direzioni diverse, spero di rivedervi tutti un giorno. Siete stati dei grandi amici e lo apprezzo davvero tantissimo. Minchia, c'è il pubblico, cioè proprio. Ora vi saluto, ma spero che non sia un addio. Beh, se ne sono andati tutti. A te posso dirlo, potrà sembrare cinico, ma io non ho cominciato la mia avventura per conoscere tanta nuova gente, ma solo per poter esplorare il mondo. E so che tra due allenatori scorre un legame indissolubile. È certo che ci rivedremo, Creepy. Dai, ci sentiamo, a presto. Forse siamo anche vicini di casa, tipo? No? No. Ok. Buono a sapersi. Ok, adesso immagino di dover andare alle isole, no? Penso, cioè, non vedo cosa potrei fare. Ho sbagliato, aspetta. Ok. No! No! È finito il gioco, non ci credo. Stavo sperando che... speravo che continuasse, vabbè. Ok, me l'aspettavo sinceramente che finisse, ma sinceramente speravo che almeno mi facessero vedere l'isola, vabbè. Comunque niente, spero che questa serie e che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che si trova qua sotto nella sidebar. E passate a tutti i social che trovate in descrizione. Oddio, non mi sono dimenticato l'outro, cos'è che dicevo alla fine? E noi ci becchiamo in un prossimo video!